E questa è la tipologia che potete vedere della presentazione del libro. Grazie e buona serata, grazie. Per porre particolare attenzione a quello che è il trattamento in pianta e quindi un ridottissimo uso di pesticidi. Io sono l'editore di questo libro e ringrazio subito per l'ospitalità i padroni di casa e l'associazione per questa bella iniziativa che è veramente molto interessante e originale, no? Perché mette a contatto proprio l'autore con il pubblico e l'editore in questo caso senza vita, faccio altro, sono un formatore pedagogista, però mi occupo anche di scrittura, faccio ricerche, mi piace molto l'argomento noir e mi piace anche l'argomento della ricerca e soluzione di misteri non risolti. Ho già fatto lavori in questo senso, però mi sono accorto che a Verona mancava un lavoro specifico su casi legati ai delitti e ai misteri, al di là del qualche manuale più o meno completo, più o meno esaustivo sui casi più noti, la Isolina, la Strapparava che si cita, che ha citato prima Emanuele, però non c'era una ricerca specifica sui delitti avvenuti a Verona, Verona e provincia, perlomeno i delitti quelli più eclatanti.